Il questore di Salerno ha emesso 5 provvedimenti di DASPO, tutti con obbligo di firma per i tifosi della Salernitana resisi responsabile dei violenti scontri avvenuti tra forze di polizia e facinorosi in occasione dell'incontro di calcio Salernitana-Fiorentina del 21 aprile scorso allo stadio Arechi di Salerno. 2 ore prima dell'inizio della partita, nel piazzale antistante la tribuna dello stadio salernitano, circa 200 tifosi granata con volto travisato, muniti di bottiglie, bombe carte, aste e oggetti contundenti, si sono radunati con il chiaro intento di venire in contatto con i tifosi avversari e si sono scontrati con gli agenti presenti sul posto. Il procuratore Giuseppe Borrelli e il questore Giancarlo Conticchio avevano già reso noti i dettagli dell'operazione durante una conferenza stampa. I disordini hanno causato il ferimento di 15 agenti, di cui 12 del reparto mobile di Napoli e 3 della questura di Salerno. Gli inquirenti sostengono che la violenza è stata causata da vecchie nemicizie tra le due tifoserie e dalle tensioni create durante l'incontro a Firenze. L'attività di polizia giudiziaria ha consentito di identificare i facinorosi che non potranno accedere allo stadio per 10 anni, il massimo consentito dalla legge. Sono in corso ulteriori approfondimenti da parte degli agenti della questura di Salerno per identificare gli altri tifosi implicati negli scontri, al fine dell'applicazione di ulteriori provvedimenti DASPO.